parlare appunto del perché la ricerca scientifica italiana crollò nel Seicento. In realtà parlerò poco del processo di Galileo, insomma, perché la mia tesi è che è stata sopravvalutata in qualche modo l'importanza di questo processo rispetto a quello che è successo alla ricerca scientifica italiana. Ora, per introdurre l'argomento, volevo dire prima qualcosa sulla scienza precedente, perché per parlare di crollo bisogna capire da dove è crollato, a che livello era arrivata la scienza italiana. Allora volevo ricordare innanzitutto che nel basso Medioevo, diciamo nel 200, nel 300 in particolare, quando cominciano gli studi scientifici, non si può parlare, secondo me, di vera scienza in Europa, nel senso che gli studi scientifici consistono essenzialmente nella lettura e commenti di antichi testi greci. Per esempio, studiare matematica significa leggere Euclide o qualche altra opera, in genere in traduzioni di seconda o terza mano attraverso l'arabo. Studiare astronomia significa cercare di capire la Magesto, diciamo, i grossi progressi dell'astronomia del 200 consistono in progressi nella comprensione del Trattato di Tolomeo. E però questi studi non interagivano in nessun modo con saperi concreti, che erano anche di alto livello, trasmessi, diciamo, nei cantieri e nelle botteghe. Per esempio, nel 200 si costruiscono, non so, cattedrali gotiche, che ammiriamo ancora, nascono le università, ma l'architettura non è assolutamente considerata negli studi universitari. Gli architetti si formano sul cantiere in base al rapporto orale con il maestro, e non c'è nessun rapporto, diciamo, tra questi saperi e gli studi universitari e in generale con la letteratura scritta. Ecco, un altro esempio significativo è l'ottica, e nel 200 cominciano a diffondersi gli occhiali, e allo stesso tempo nelle università, nella facoltà delle arti, si studia anche, ci sono persone che fanno lezioni sull'ottica, ma discettano sulla natura della luce, insomma, e si disinteressano completamente al fatto che contemporaneamente si cominciano a fabbricare delle lenti. E così la meccanica, si studiano vecchi testi, si studia la natura del moto, la natura del moto accelerato, ma non c'è nessun interesse al fatto che, per esempio, si cominciano a costruire orologi, grandi orologi a torre, nascono nel 300, ma nelle facoltà universitarie chi si occupa di meccanica non se ne occupa affatto. Ecco, questa è la situazione, diciamo, del 200 e del 300. Poi la novità sia proprio nel Rinascimento italiano. Io credo che si può dire che nel Rinascimento italiano nasca la scienza moderna. E nasce per due motivi, sono le novità essenziali. Una, che è stata secondo me spesso sottovalutata, è l'emigrazione bizantina in Italia, che è stata essenziale proprio nel far nascere il Rinascimento in generale. Quindi arrivano molti testi greci, anche e soprattutto scientifici, e inizia la tradizione dello studio del greco. I primi insegnanti greco sono naturalmente i bizantini immigrati, e quindi un piccolo numero di persone è messo in grado di leggere testi scientifici antichi direttamente in originale, e molti altri possono leggerlo in buone traduzioni, fatte appunto dagli immigrati bizantini, fatte direttamente dal greco, non attraverso di terza mano. In genere si traduceva dall'arabo, gli arabi avevano tradotto del sirioco, che avevano tradotto il greco e così via. Quindi il rapporto, diciamo, di testi scientifici greci diventa più diretto. E poi la cosa ancora più importante è che questi dotti che leggevano gli antichi testi scientifici cominciano a interagire con gli artisti e con gli artigiani. Non a caso uno dei primi risultati della scienza del 400 è la teoria della prospettiva. Cioè, artisti come i pittori, gli scultori, si interessano all'ottica, alla teoria della prospettiva e quindi anche alla geometria, si interessano all'anatomia. L'anatomia in quei secoli interessava più gli artisti che non i medici, insomma. E quindi si comincia a congiungere, diciamo, la teoria con la pratica. Ecco, nel 500 la scienza italiana ha dei grandi risultati, quelli ricordavo rapidamente. Per esempio, ci sono la scuola degli algebristi, Scipione Dal Ferro, Tartaglia, Cardano, Bombelli,
riescono a risolvere le equazioni di terzo e quarto grado e soprattutto formano la teoria dei numeri complessi, dei numeri immaginari. Ci sono risultati di fisica, soprattutto quella che allora era detta la fisica particolare, per esempio con Leonardo Garzoni cominciano a sperimentare sul magnetismo, taglia in modo non molto felice per la verità, però comincia a studiare i problemi di balistica, capire per esempio qual è l'inclinazione della bocca di fuoco per avere gettato massimo. Si cominciano gli studi di botanica, appunto non solo nel senso di studiare gli antichi testi, ma sorgono i primi orti botanici universitari, i primi orti botanici europei, dove a Pisa. Ecco, volevo ricordare principali testi scientifici, in genere si dice sono tre testi scientifici più importanti pubblicati nel centro, che sono pubblicati tra l'altro in anni molto vicini tra di loro, e sono il Domani Corporis Fabrica di Andrea Vesano, dove nasce, diciamo, l'anatomia moderna. Tra l'altro c'è delle illustrazioni bellissime che consiglio di vedere in rete, insomma, probabilmente dovute a Tiziano. Nel 1943 viene pubblicato il De Revolutione Orbium Celestium di Copernico, e non c'è bisogno di sottolinearne, credo, l'importanza. Nel 1945 viene pubblicata l'Ars Magna di Cardano, dove appunto si studia l'algebra, si risolvono equazioni di terzo e quarto grado. Ecco, di queste tre opere, uno solo dei tre è italiano, è Cardano. Però Copernico si era formato in Italia, aveva studiato a Bologna, a Ferrara, a Padova. E Andrea Vesalio, che era fiammingo, quando è al culmine, diciamo, dei suoi successi e della sua carriera, decide di farsi nominare professore a Padova. Ed è a Padova che compie le ricerche più importanti, ed è a Padova che pubblica il De Humani Corporis Fabrica. Quindi queste tre opere sono tutte e tre connesse in qualche modo, in modo diverso, con l'Italia. E la vitalità, se volete, della ricerca scientifica di un paese si vede anche dalla sua capacità di attirare studiosi di grande livello stranieri, naturalmente, come nel caso di Vesalio. Ecco, nel 600 ci sono successi ancora più importanti, più famosi credo siano quelli della scuola galileiana. Oltre a Galileo bisogna ricordare almeno Benedetto Castelli, Bonaventura Cavalieri, Evangelista Torricelli, Giovanni Alfonso Borelli. Però non ci sono solo quelli risultati della scuola galileiana. Voglio ricordare che Francesco Redi è considerato, diciamo, il fondatore della biologia sperimentale, il più grande fisiologo dell'epoca, che è il fondatore della fisiologia microscopica, Marcello Malpighi, in italiano. Francesco Maria Grimaldi scopre la diffrazione. Quindi per almeno due terzi, diciamo, del 600, l'Italia è ancora al centro degli sviluppi scientifici europei. Ecco, alla fine del 600 e nel secolo successivo, l'Italia è diventato un paese periferico rispetto agli sviluppi scientifici. Si può dire che è sottosviluppato, tranne qualche eccezione. Per esempio, scusate, non avevo spento il cellulare. E, per esempio, Spallanzani è molto importante, però le eccezioni riguardano già le scienze della vita, diciamo, ma dal punto di vista della fisica e della matematica non c'è confronto tra quel poco che si fa in Italia e quello che si fa in paesi come l'Inghilterra, la Francia, l'Olanda. Ecco, cosa era successo? Come mai c'è questo crollo abbastanza subitaneo? E allora la causa del crollo spesso è individuata nella politica antiscientifica della Chiesa Cattolica, in particolare appunto nel processo a Galileo, che dava il titolo a questa conversazione. Ora, il processo a Galileo è del 1633. E allora io volevo cominciare a vedere qual è la situazione della ricerca scientifica italiana 30 anni dopo il processo, cioè negli anni 60 del 600. Ecco, il maggiore astronomo europeo dell'epoca è Giovanni Domenico Cassini, che ovviamente è copernicano, non solo naturalmente accetta le leggi di Kepler, anzi, date le importanti conferme osservative sperimentali con le sue misure. E beh, Giovanni Domenico Cassini dirige l'osservatorio di Bologna, quindi non solo in Italia, ma nello Stato della Chiesa, e nessuno gli dà fastidio, insomma. Nel 65 è pubblicata l'opera postuma di Grimaldi in cui si espone la scoperta della diffrazione della luce. Nel 66
c'è la pubblicazione del De Viscerum Structura di Marcello Malpighi, in cui si fonda proprio la fisiologia microscopica, si studia la struttura del rene in particolare. Marcello Malpighi studierà anche la struttura degli alveoli polmonari. E nel 66 dinamica, cioè spiega come il moto sia dei satelliti intorno al pianeta che dei pianeti intorno al Sole si può spiegare con col fatto che i corpi minori sono in equilibrio tra l'attrazione gravitazionale verso Giove nel caso dei satelliti di Giove o verso il Sole nel caso dei pianeti e la forza centrifuga. E quindi è l'opera in cui inizia la moderna meccanica celeste. Sarà anche citato da Newton. Ecco, nel 67 Lorenzo Magalotti pubblica i saggi nelle naturali esperienze fatte nell'Accademia del Cimento. Ora, non è che sia un'opera particolarmente importante, ma importanti sono gli esperimenti fatti nell'Accademia del Cimento. L'Accademia del Cimento è stata la prima accademia scientifica europea in cui non si andava solo a fare discorsi, ma che aveva dei laboratori in cui si facevano esperimenti. Ed è stato il modello poi della Royal Society e delle altre accademie scientifiche europee. E nel 67 era ancora in piena attività. Ecco, nel 68 Francesco Redi pubblica le esperienze intorno alla generazione degli insetti, l'opera che è considerata l'inizio della biologia sperimentale, in cui Redi dimostra l'inesistenza della generazione spontanea, il fatto che gli insetti nascono da uova deposte da altri insetti della stessa specie. E non è solo importante questo risultato, sono anche importanti una serie di accorgimenti che usa, come la ripetizione dell'esperimento, il confronto con altri esperimenti usati come termini di paragone, praticamente appunto l'inizio, come dicevo, della biologia sperimentale. Nel 69, di nuovo, un non italiano, Nicolò Stenone, pubblica, diciamo, il prodromo, qui ho scritto il titolo per intero in latino, che è l'opera in cui nasce la stratigrafia e quindi dà contributo fondamentale anche alla nascita della paleontologia e della geologia. Ecco, Stenone era danese, ma si era trasferito in Italia, le sue ricerche le compie in Toscana, l'opera fondamentale la pubblica a Firenze. Quindi l'Italia attira ancora scienziati di valore, come ha fatto in precedenza nel Cinquecento. Quindi mi sembra che si possa dire che negli anni Sessanta la scienza italiana è ancora in ottima salute, insomma. Ci sono risultati fondamentali. E il crollo invece si può localizzare, mi sembra molto quasi esattamente, intorno al 1670. Ricordo alcune date, nel 69 l'Accademia del Cimento ha l'ultima riunione, dopodiché si scioglie, non se ne sente più parlare. Nello stesso anno 69 Marcello Malpighi, che è il principale medico e fisiologo dell'epoca, smette di pubblicare in Italia e pubblica i lavori a Londra. L'anno dopo, nel 70, Giovanni Domenico Cassini, che come ricordavo era il più importante astronomo dell'epoca, lascia Bologna e si trasferisce a Parigi, dove il Re Sole l'ha chiamato a dirigere l'Osservatorio di Parigi. E negli anni 70 io non so di nessun lavoro scientifico di grande importanza pubblicato in Italia, mentre negli anni 60 c'erano, come dicevo. Ecco, adesso qua ho messo qualche data che riguarda invece le ricerche scientifiche europee negli anni 70. Ecco, nel 73 Huygens pubblica l'orologium oscillatorium, che è una delle opere fondamentali in cui nasce la meccanica moderna. Tra l'altro per la prima volta si quantifica l'accelerazione di un moto circolare uniforme, che è un risultato fondamentale che permette, almeno nell'approssimazione del moto circolare, di dedurre dalla legge di gravitazione la terza legge di Kepler. Ecco, nel 74 Robert Hooke propone una nuova meccanica celeste che anticipa la meccanica newtoniana da vari punti di vista, insomma. Nello stesso 74 Van Leeuwenhoek scopre i protozoi, in quegli anni scopre anche gli spermatozoi, nasce, diciamo, la biologia microscopica in senso stretto. Ora io volevo sottolineare questi risultati degli anni 70, perché in genere l'attenzione viene portata soprattutto alla apparizione dei principi di Newton, che sono del 1687,
per dire che non, Newton, come dire, ha dei risultati importanti, ma non rappresenta una svolta nuova, insomma, già nel decennio precedente si hanno risultati importanti in Inghilterra, ma anche in Olanda, anche in Francia. Ecco, sia Huygens che Leeuwenhoek sono olandesi. L'Olanda ha una parte importante, diciamo, in questa svolta della scienza. Ecco, allora qui ho elencato un po' di altre date che riguardano la scienza europea. Nel 1662 è fondata la Royal Society e Robert Hooke vi ha assunto per compiere ricerche sperimentali. Questo è un dato importante perché la prima persona che in Europa viene pagata per fare ricerca, diciamo, il primo ricercatore, nel senso di una persona salariata per fare ricerca, è Hooke, che vi ha assunto nel 1662. Nel 65 appare la prima rivista scientifica europea, il Journal des Savants a Parigi. E nel 66 si ha la seconda rivista scientifica europea, che è più famosa, cioè le Philosophical Transactions della Royal Society. Nel 66 si istituisce a Parigi l'Académie des Sciences. Nel 71 si completa l'Osservatorio Astronomico di Parigi. Nel 75 si fonda l'Osservatorio Astronomico di Greenwich, a cui tra l'altro dà un grosso contributo Robert Hooke. Quindi quello che è abbastanza chiaro è che tra gli anni 60 e gli anni 70, in una serie di paesi europei, in particolare in Francia, in Inghilterra, in Olanda, sorgono una serie di istituzioni nuove. Cioè si fondano accademie scientifiche, cominciano a stamparsi riviste scientifiche, si fondano osservatori astronomici, altri istituti di ricerca, per esempio a Parigi c'è un istituto di idrologia. Praticamente i grandi stati europei cominciano a finanziare la ricerca e questo produce immediatamente un salto di qualità nei risultati e l'Italia non riesce a tenere il passo. Cioè a me sembra che la novità non sia tanto quello che succede in Italia, cioè che in Italia sì c'è un crollo, ma più che un crollo c'è un sorpasso da parte degli altri. Ecco, qua ho scritto un esempio del sorpasso tecnologico che mi sembra significativo. Perché sono due dati, non sono vicinissimi, uno riguarda il 1666 e l'altro il 1713, però riguardano tutte e due la tecnologia nel campo degli apparecchi ottici e tutte e due riguardano il rapporto tra l'Italia, in particolare il Veneto, e l'Inghilterra. Beh, nel 66 un famoso astronomo scozzese, Gregory, progetta un grande telescopio, ma non riesce a far costruire le lenti in modo abbastanza accurato a Londra e quindi si rivolge ad artigiani padovani, perché solo a Padova si riuscirono a fare lenti così precise. Beh, 50 anni dopo, nel 1613, Antonio Vallisneri, che era uno dei maggiori biologi italiani dell'epoca, sa che sono stati scoperti, osservati gli spermatozoi, ma non riesce a vederli. Perché non esistono microscopi in grado di far vedere gli spermatozoi in Italia. E allora scrive a un amico perché gli procuri un microscopio da un inglese di passaggio a Venezia. E quindi il rapporto, diciamo, si è completamente ribaltato. Allora uno si può chiedere perché i grandi stati cominciano a interessarsi alla scienza proprio in quell'epoca. E questo mi sembra un punto importante, perché bisogna capire che le ricerche scientifiche, come dire, non vengono effettuate solo per una ricerca disinteressata alla verità, come spesso si dice, ma in genere i risultati si hanno perché si vogliono risolvere dei problemi che hanno anche degli aspetti concreti e anche un valore economico. Ora, qual erano nel Rinascimento e ancora nel primo Seicento gli scopi concreti, pratici delle ricerche scientifiche? E beh, le applicazioni riguardavano innanzitutto le arti figurative. Non a caso, prima dicevo, la prima teoria scientifica sviluppata in Europa, la teoria della prospettiva. E naturalmente i pittori sono interessati alla teoria della prospettiva, quindi anche all'ottica, alla geometria, ma anche molto all'anatomia. Come sottolineavo prima, gli studi anatomici hanno come pubblico scultori e pittori più che medici, perché i medici non sanno che farsene, non ci sono conoscenze sufficienti
per poter usare le conoscenze anatomiche in chirurgia, per esempio, mentre i pittori e scultori sono molto interessati. Non a caso Leonardo da Vinci dissezionava cadaveri, dissezionava per poterli dipingere meglio, naturalmente, i corpi umani. E l'astronomia era sviluppata perché si era interessata a compilare oroscopi, essenzialmente. Naturalmente c'è un rapporto tra l'astronomia e l'astrologia, cioè le credenze astrologiche fanno ritenere che la posizione dei pianeti influenzerà la vita. Ci vogliono conoscenze astronomiche, e quindi per l'astrologia si sviluppava l'astronomia. E tra l'altro forse va sottolineato che in Italia c'è a un certo punto un crollo degli studi astronomici, molti corsi di astronomia vengono soppressi, per esempio all'Università di Bologna, quando il Papa vieta l'astrologia. E quindi l'aver superato le credenze astrologiche fa sì che ci sia una diminuzione dell'interesse anche per l'astronomia italiana, mentre grandi osservatori come quello di Uraniborg, in cui lavorerà Tycho Brahe, raccogliendo i dati che poi utilizzerà Keplero, sono fondati perché il principe locale è interessato ad avere buoni oroscopi. Questo è un aspetto significativo, mi sembra. Ora, poi c'è la botanica, come sottolineiamo, che è importante. Perché viene sviluppata la botanica? Per la farmacologia, naturalmente. Si studiano essenzialmente le piante officinali. E questo serve per curare, naturalmente per curare chi poteva permetterselo. L'algebra è sviluppata da problemi di contabilità commerciali che interessano i mercanti. Quindi, volendo sintetizzare, diciamo, i problemi affrontati riguardano i consumi delle classi superiori, delle classi dirigenti. Quindi riuscire a risolvere questi problemi, per esempio avere un'anatomia migliore che permetteva di fare migliori statue, migliori quadri, oppure avere un'astronomia che permetteva di compilare oroscopi più soddisfacenti per un principe, erano cose, come dire, che portavano delle soddisfazioni personali, benessere, prestigio, ma non portavano degli utili economici che si potessero reinvestire nella ricerca. Cioè non si innescava un fenomeno di crescita esponenziale dovuto al fatto che i risultati in qualche modo forniscono materiali e anche risorse economiche utili per migliorare la ricerca successiva. Ecco, invece, quello che comincia a accadere nel 600 è che si affrontano problemi nuovi che interessano gli stati. Tra questi problemi nuovi c'è l'artiglieria, come dicevo già Tartaglia nel 500 aveva cercato di affrontare problemi di balistica, però in realtà sì, i problemi si affrontano ma non si risolvono. Ecco, cominciano a essere realmente utili per l'artiglieria, i risultati dedotti dalla meccanica solo nel 700 in realtà. La statistica. Ecco, nel 1690 appare la Politik Arithmetik, un libro con questo titolo. L'aritmetica politica è il nome che aveva allora la statistica, però anche il nome statistica fa capire che è una disciplina di interesse degli stati, soprattutto dei grandi stati, e soprattutto la navigazione. Allora, in questa situazione, e io sottolineo la navigazione, poi lo vedremo più in dettaglio, gli stati, e in particolare gli stati che sono anche potenze navali, non a caso parlavo di Inghilterra, Olanda e Francia, capiscono che può essere conveniente investire nella ricerca scientifica. Cioè anche in Italia si era tentato di fare qualcosa del genere. Per esempio Galileo aveva cercato di convincere l'autorità di Venezia che i suoi studi, in particolare quello sulla resistenza dei materiali, fossero utili nelle costruzioni navali, potessero essere utili nei cantieri di Venezia. Però non ha risultati tali da interessare veramente i politici a questo tipo di ricerca. Ecco, io volevo sottolineare quanti dei progressi scientifici dalla fine del 600 alla fine del 700, diciamo più o meno in questo secolo, sono stimolati e prodotti in qualche modo dall'esigenza della navigazione. Per esempio, il più famoso, credo, è il problema della misura della longitudine, per fare il punto
di una nave che si trova in mare aperti, quindi un problema importante essenzialmente per la navigazione oceanica, naturalmente. Se si naviga nel Mediterraneo, più o meno si sa dove si sta in ogni momento, perché non si è mai troppo lontani dalla costa. E beh, il problema della misura longitudinale del mare aperto era un problema che interessava molto gli stati, per cui prima gli spagnoli, poi gli olandesi e infine gli inglesi misero in palio un premio via via sempre più grande a chi fosse riuscito a risolvere il problema. E quindi molti scienziati, compreso Galileo, si hanno occupati di questo problema, problema che viene risolto alla fine dal famoso orologiaio Harrison, con lo sviluppo di cronometri di precisione che potevano mantenere l'ora, diciamo, del porto di partenza durante la navigazione. Ci vuole un orologio, siccome la navigazione durava mesi, che faccia un errore piccolo dopo mesi di funzionamento, cosa che alla fine del Seicento non si era in grado di fare. E forse va detto che Huygens aveva inventato l'orologio a pendolo, diciamo, che era abbastanza preciso, aveva fatto un salto di qualità rispetto agli orologi precedenti. Però un orologio a pendolo non si può usare su una nave, perché l'orologio a pendolo deve essere in equilibrio, non può essere sballottolato qua e là, insomma, deve mantenere l'assetto verticale. Quindi bisogna sostituire, diciamo, il pendolo con un bilanciere che ruotasse intorno al proprio baricentro, in modo che oscillazioni non avessero effetto sul funzionamento. E questo permette appunto di sviluppare cronometri che possono essere usati anche su una nave in moto. E questo naturalmente ebbe ricadute sulla meccanica. Ci vollero progressi della meccanica per poter fare orologi del genere. Poi ci sono anche progressi dell'astronomia dovuti allo stesso motivo. Cioè Galileo aveva pensato, non so se sapete, come il Parco nell'antichità aveva deciso che si potessero misurare differenze di longitudine. Sapere differenze di longitudine significa essenzialmente saper misurare la differenza dei tempi locali, di due località. Allora, detto il Parco, bisogna osservare contemporaneamente la stessa cosa da parte di due luoghi molto lontani e vedere la differenza delle ore locali in cui viene osservata. Ora, qualcosa che può essere osservato contemporaneamente da due città a 1000 km di distanza è un'eclissi di luna. Quindi lui aveva proposto di usare l'eclissi di luna. E il sistema era ottimo per misurare la differenza di longitudine tra due città, per esempio. Ma naturalmente non poteva essere usato per fare il punto di una nave, perché capitano di una nave, per sapere dove sta, non può aspettare la prossima eclissi di luna, che magari arriva dopo due anni. E Galileo aveva pensato di modificare questo sistema sostituendo alla luna le lune di Giove che lui aveva scoperto. Quindi, compilando delle effemeride dei satelliti di Giove, sapendo in ogni momento i quattro satelliti, i cosiddetti satelliti di Medice che aveva scoperto Galileo, i quattro maggiori, dove si trovano, si può sapere qual è il tempo, un tempo standard, un tempo oggettivo, e quindi confrontarlo col tempo locale. E il problema però è che non si riesce da una nave che si muove a puntare con un cannocchiale i satelliti di Giove, insomma, e quindi il sistema non era pratico. Però questo sistema fu usato da Giovanni Domenico Cassini per misurare differenze di longitudine della città, in particolare tra Parigi e l'osservatorio appunto di Uraniborg in Danimarca, e come sottoprodotto si ottenne una misura della velocità della luce, perché il suo assistente Rehmer si accorse che il tempo, quello che doveva essere il periodo, diciamo, di un satellite di Giove, non era sempre uguale. Cioè, a volte l'intervallo tra due occultamenti successivi, non so, di Io, per esempio, di uno dei satelliti di Giove, a volte era maggiore, a volte era minore. E allora Rehmer capì che questo dipendeva dal fatto che bisogna tener conto del tempo che impiegava la luce da viaggiare da Giove alla Terra, e a secondo se Giove si stava avvicinando tra un occultamento e l'altro, oppure si stava allontanando, la differenza di tempi cambiava. Scusa Lucio, scusa sì. se
scusa se interrompo, direi fare in modo tale da ottenere la tua immagine piuttosto che le diapositive, perché a questo punto se non devi seguirle è meglio che le togliamo, eventualmente poi le rimetti tu, in modo tale che si può non vedere. Se non devo, hai detto? No, se non devi utilizzare ancora molto le diapositive, forse è meglio passare alla visualizzazione, alla visualizzazione normale, non... Ah, perché lo sto leggendo poco, diciamo. Però no, devo ancora scusate, a me piace vederle. Bene, dai, allora prosegui pure così, dai. Vabbè, continuo un altro pochino così. Ora, prima parlavo appunto della navigazione, del problema della longitudine, ma questo non è l'unico problema posto alla navigazione. È interessante anche studiare, per esempio, come fanno a navigare i velieri. Ora, il calcolo vettoriale, io credo che molti insegnanti di queste cose non le sappiano, perché in genere si nasconde, come dire, l'origine concreta dei problemi, non nei libri tecnici di fisica. Il calcolo vettoriale nasce in larga misura per poter capire le manovre dei velieri, insomma. Cioè la direzione in cui si muove una nave a vela dipende da molte direzioni, dipende dalla direzione in cui è messo il timone, dalla direzione in cui sta la nave, cioè la prua, dalla direzione in cui sono poste le vele, dalla direzione del vento, dalla direzione delle correnti. Ora, poter calcolare sulla base dell'intensità e della direzione delle correnti, del vento, posizione delle vele, posizione del timone, quale sarà la velocità della nave, richiede una combinazione complicata di grandezze vettoriali. E quindi pare che uno degli stimoli fu dato dal re di Francia, che chiese come facevano le navi andare contro vento, non riusciva a spiegarselo. E allora, per spiegare la navigazione di Bolina, si cominciò a sviluppare il calcolo vettoriale. Poi si sviluppa la fluidodinamica, perché è interessante capire la resistenza offerta dall'acqua alla nave che si sposta. E questi problemi pongono l'esigenza di risolvere le prime equazioni differenziali non lineari, per cui Eulero comincia a sviluppare metodi di approssimazione successive per le equazioni differenziali. E la stessa meccanica, quella che oggi si chiama meccanica razionale, elabora molti concetti proprio per lo studio della navigazione. Per esempio, gli assi principali di inerzia appaiono per la prima volta in un'opera di Eulero che si chiama Scienza Navalis e servono per studiare il beccheggio e rollio. Questa è un'altra cosa che in genere non viene detta. Ecco, la cartografia interessa soprattutto alla cartografia nautica. Senza buone carte nautiche non si riesce a navigare. Porta al problema di studiare le mappe conformi, cioè come fare delle carte che conservano in piccolo le forme rispetto alle forme sulla superficie sferica terrestre. E le mappe conformi, come sa chiunque abbia studiato funzioni di variabile complessa, non sono altro che le funzioni olomorfe. Ora, in genere, quando si studiano le funzioni olomorfe non si dice il rapporto con la cartografia. Però Eulero, che è quello che fonda lo studio delle funzioni variabili complesse, era un esperto di cartografia. Le due cose nei lavori di Eulero sono strettamente connesse. Ecco, il cannocchiale era nato in Olanda come strumento per marinai. Poi l'astronomia, che ha un salto di qualità con l'uso del cannocchiale da parte di Galileo, come tutti sanno, poi come strumento essenziale successivo avrà il telescopio a riflessione. Il telescopio a riflessione è sostanzialmente un adattamento dei riflettori che c'erano nei fari, quindi può essere visto come un sottoprodotto di un altro strumento per i marinai. Ecco, lo studio delle maree era importante soprattutto per i porti sull'Oceano Atlantico, quindi i porti francesi, inglesi, olandesi. Era importante poter prevedere le maree e quindi si comincia a studiare le maree. E uno dei sottoprodotti dello studio delle maree è il teorema del moto intorno a baricentro, che nasce in un'opera sulle maree, in un'opera tra l'altro di Wallis, che è importante anche per altri risultati matematici, del 1666. Quindi, in sintesi, ecco, io credo che si possa dire che quasi tutta la matematica e la fisica sviluppata tra la fine del 600 e la fine del 700 ha rapporti con i problemi della navigazione, soprattutto oceanica. E quindi, perché è chiaro, le maree interessano chi ha porti sull'oceano, il problema della longitudine si pone essenzialmente per la navigazione oceanica e così via.
E quindi non è un caso che la scienza si sviluppa soprattutto in Inghilterra, in Olanda e in Francia, cioè nei paesi interessati alla navigazione oceanica. In Italia non solo la navigazione è poco importante, la navigazione oceanica non viene effettuata dagli stati italiani. C'è una cosa divertente che racconta Cipolla, forse vale la pena raccontarlo. Non so se nessuno di voi ha sentito parlare della Compagnia Genovese delle Indie Orientali, perché i genovesi decisero che anche loro dovevano fare una Compagnia delle Indie, come avevano fatto gli inglesi, gli olandesi, i francesi. Però si resero conto che i cantieri genovesi non erano in grado di fabbricare navi adatte alla navigazione oceanica. E allora la Compagnia delle Indie Genovese decise di cominciare con due navi acquistate in Olanda, quindi se le fecero fabbricare in Olanda. Poi si accorsero che anche i marinai genovesi non erano in grado di navigare nell'oceano. Allora assunsero dei marinai olandesi per farle navigare. Dopodiché ci fu il viaggio inaugurale di queste due navi costruite in Olanda e che montavano, diciamo, marinai olandesi, e il viaggio finì col fatto che appena arrivarono in mano aperto furono fermati da pirati olandesi che si presero le navi. E così finì la Compagnia Genovese delle Indie. Ecco, quindi in Italia, diceva, non solo non c'è uno Stato unitario che possa finanziare la ricerca e non c'è interesse per la navigazione oceanica, ma c'era stata una decadenza economica che risaliva alla fine del Cinquecento, per cui manca anche una borghesia interessata ai progressi scientifici. Cioè, mentre nei paesi europei che nominavo prima, spesso i progressi scientifici sono strettamente connessi con esigenze pratiche, produttive. Per esempio, ecco, un fatto significativo da questo punto di vista, che forse può interessare, visto che la cosa è organizzata da Matesis, credo che molti siano insegnanti di matematica, sono le tavole dei logaritmi. Le tavole dei logaritmi appaiono nel 1614 in Inghilterra. Sono prima quelli di Nepero, poi dopo poco Briggs fa le tavole dei logaritmi decimali. E in Italia c'è un interesse teorico, diciamo, per i logaritmi, anche da parte di esponenti della scuola galileiana, però non si pubblicano tavole, non si usano, non c'è un interesse concreto. Mentre è dimostrato che almeno in un caso, un anno dopo la pubblicazione delle prime tavole, tavole dei logaritmi, cioè nel 1615, erano usate in un cantiere navale in Inghilterra. E questo mi sembra un dato significativo, cioè ci sono esigenze produttive che spingono, diciamo, lo sviluppo anche di strumenti matematici. E da questo punto di vista si può osservare anche un'altra differenza, diciamo, tra la matematica italiana del 600 e quella che poi si svilupperà dalla fine del 600 in poi in Inghilterra e negli altri paesi europei. Cioè, lo stimolo a avere nuovi strumenti matematici utilizzabili anche per risolvere problemi ingegneristici e produttivi è molto forte, diciamo, in questi paesi, meno forte in Italia. Allora, che succede? Che per esempio nell'analisi infinitesimale sviluppata da Newton si sviluppano strumenti matematici molto utili, in modo non rigoroso. Cioè Newton comincia a introdurre, diciamo, elementi di calcolo integrale credendo di poterlo fare per trovare l'area sotto qualsiasi curva, cioè per qualsiasi funzione, non ha una definizione di funzione continua, non sa quando sono leciti i procedimenti che fa e così via. Mentre in Italia Pietro Mengoli, prima di Newton, aveva sviluppato, però in un caso particolare, per funzioni polinomiali tipo particolare, un concetto di integrale del tutto rigoroso. Cioè l'abbandono del rigore, è un prezzo grosso che in Italia nessuno è disponibile a pagare, proprio perché non c'è interesse all'altro aspetto, cioè all'efficienza del risultato, che invece spinge, diciamo, a ottenere risultati anche non rigorosi, purché siano utilizzabili.
Quindi questa è una differenza, credo, significativa, che fa capire che se manca lo stimolo, diciamo, dato ai problemi concreti, si va in direzioni diverse. Non disprezzabili, però, perché i lavori di Mengele, secondo me, sono ingiustamente sottovalutati. Quindi volevo concludere. Quindi a me sembra che la decadenza della scienza italiana, diciamo, alla fine del Seicento, e come ho cercato di mostrare, si può anche datare molto bene tra gli anni 60 e gli anni 70 del Seicento, non è tanto dovuta a singoli episodi come il processo Galileo, che tra l'altro era avvenuto 30 anni prima, e io non voglio diminuire la gravità, certamente è stato un episodio grave, però 30 anni sembra che siano stati sufficienti per riassorbirlo, perlomeno gli astronomi italiani erano tutti copernicani, come era Borelli, come era Cassini, e non avevano più nessun fastidio 30 anni dopo il processo di Galileo. Quindi in qualche modo, quanto, diciamo, cioè, quello che è avvenuto essenzialmente è stato un sorpasso da parte dei grandi stati nazionali europei, dovuti a ragioni, come dire, una volta si sarebbe detto strutturali, adesso non, una parola che non è più di moda, cioè ragioni economiche, diciamo, e a processi di lungo periodo, come lo spostamento delle attività commerciali dal Mediterraneo all'Atlantico, il sorpasso produttivo e anche finanziario da parte delle potenze dell'Italia settentrionale rispetto all'Italia. Genova era stata sostituita da Amsterdam come centro della finanza internazionale già alla fine del Cinquecento. E quindi io credo che l'idea di fronte a un fenomeno sgradevole di voler individuare la colpa in una singola persona, può essere Urbano VIII che fa processare Galileo, insomma, è una semplificazione, che un fenomeno analogo, se volete, all'antropomorfismo, insomma, cioè cercare di vedere il motore della storia in un singolo, nella decisione di un singolo, mentre certi processi storici sono più complessi, insomma, sono fenomeni collettivi di lungo periodo e vanno studiati per quello che sono. Io finirei qua, anticipiamo magari 10 minuti di intervallo, sperando di dare più spazio alle domande. Sì, buonasera. Volevo chiedere appunto se io ho capito all'inizio che è stata, e poi è stato ripreso alla fine, è stata individuata nella chiusura della chiesa un po' il motivo di questo crollo, e in realtà non è vero, perché mi pare di ho seguito tutte le spiegazioni, veramente tutto un altro punto di vista, e chiedevo quando questa idea è andata affermandosi e quali sono poi le motivazioni per cui si è affermato questo punto di vista particolare. Grazie. Non so se sono in grado di rispondere, perché quando si è affermata questa idea, no, non lo so datare cronologicamente, per la verità, però mi sembra che sia abbastanza diffusa appunto in Italia l'idea che in qualche modo, che c'è una parziale verità naturalmente, cioè se si confronta la Chiesa Cattolica con le Chiese Protestanti, è un fatto che il rapporto con la scienza è stato peggiore nel caso della Chiesa Cattolica, ma questo non deriva, secondo me, da differenze teologiche, diciamo, ma credo che il rapporto sia proprio l'inverso di quello che in genere si è visto, cioè il fatto che il centro della Chiesa Cattolica fosse in un paese economicamente arretrato fa sì che ci fosse meno sensibilità per i bisogni della ricerca scientifica. Da altri punti di vista si è verificato l'inverso, cioè la caccia alle streghe, per esempio, l'hanno fatti i protestanti, non l'hanno fatto molto più dei cattolici. Quindi io credo che il motore non sia una differenza teologica, diciamo, tra cattolici e protestanti, ma le condizioni appunto economiche e strutturali dei diversi paesi. Sono convinto di questo. La cosa che io trovo strana è che ci sono stati anche molti marxisti o sedicenti tali, diciamo, che hanno
avvalorato questa idea, no, che l'oscurantismo religioso fosse la causa, dimenticando appunto l'insegnamento che bisognerebbe cercare più le cause strutturali che non quelle sovrastrutturali e culturali dei fenomeni storici complessi. E credo che ancora adesso, io ho visto libri recenti in cui si addebita, però appunto c'è un fenomeno, io credo, psicologico, insomma, è più semplice, no, dare la colpa a qualcuno che non studiare con cura, diciamo, fenomeni complessi come sono quelli storici e economici. Io pensavo per esempio all'anticlericalismo un po' dell'illuminismo. Non so se possa centrare in questo ambito, ecco, o se sia completamente... No, certamente l'illuminismo ha dato un grosso impulso in questa direzione, insomma, nel cercare di addebitare, diciamo, su questo non c'è dubbio, insomma. Voltaire in particolare sosteneva che la Chiesa Cattolica aveva imposto di credere che la Terra fosse piatta, per esempio, no? Si inventa questa storia sulla base di un vescovo spagnolo semi-sconosciuto, diciamo, che infatti riferisce male anche il nome, Tostado, che sosteneva che la Terra fosse piatta e addebita, diciamo, la Chiesa Cattolica a questo. Addirittura Jefferson dice che Galileo era stato condannato non perché era eliocentrico, ma perché credeva che la Terra fosse tonda e perché così voleva il Papa, insomma. Quindi c'è questa animosità, diciamo, contro i cattolici, abbastanza diffusa da parte di illuministi, appunto, anche di persone colte come Jefferson. Grazie mille. Prego. Chiederei la parola ad Andrea Cittadini Bellini, che vuole proporre un quesito che è ancora in riferimento al rapporto, diciamo, con la Chiesa, la scienza Chiesa. Non so, vuole intervenire direttamente? O... Sì, in realtà in parte ha già risposto il professore. E io volevo far riferimento appunto al fatto che ci sono degli studi sulla prescienza cosiddetta medievale, l'impetus, studiati nel Medioevo, in particolare in Inghilterra, che prescienza, capito bene? No, diciamo, c'è un... Io ho letto un libro che si chiama Le origini medievali della scienza moderna, che è gli studi sulla diciamo, su quello che hanno fatto nel Medioevo molti monaci. E mi interessava un po' sapere se c'era qualcosa. Di solito questi monaci erano principalmente, no, in Inghilterra. Mi interessava sapere se c'era stato qualcosa di simile in Italia e se questo si può in qualche modo collegare col tema di cui stiamo parlando oggi. Ma io credo poco sulle origini medievali della scienza moderna, insomma. Credo che questo, chi era l'autore del libro, insomma, come dire, chi parla di origini medievali della scienza moderna in genere sottovaluta la scienza antica, secondo me. Cioè, nel Medioevo fare scienza, come dicevo all'inizio di questa conversazione, significava studiare testi greci, e quindi la funzione dei monasteri è stata soprattutto una funzione di conservazione, no? L'autore si chiama Claggett, credo sia un... Claggett, sì, lo conosco bene, insomma. Che lui ha studiato soprattutto scienza medievale, diciamo, ha fatto studi interessanti di scienza medievale, però vedere lì l'origine della scienza moderna, secondo me, è sbagliato, soprattutto perché gli scienziati del 600 e del 700, come dire, non leggevano tanto gli autori medievali, cioè non attingevano la scienza antica attraverso gli scrittori medievali, ma direttamente. Galileo leggeva Archimede, non leggeva autori medievali. Halley, che è stato uno dei più grandi scienziati inglesi, diciamo, dell'epoca di Newton, ha tradotto la sferica di Menelao, insomma. Quindi c'era un rapporto diretto con le fonti greche. E questo diminuisce molto, diciamo, l'opera di trasmissione
nel Medioevo, che è stata importante proprio dal punto di vista, perché ha conservato, diciamo, una serie di testi, ma una volta che i testi c'erano si leggevano direttamente quelli. Non, cioè, non so, per esempio, si dice spesso che il principio di inerzia o anche la dinamica moderna ha un importante antecedente nella teoria dell'impeto medievale, no? Ma la teoria dell'impeto, che era, c'era anche in ambienti islamici, si chiamava la teoria del mail, ma derivava, diciamo, da scritti greci come quelli di Giovanni Filopon. Quindi, una volta che erano accessibili direttamente i testi greci, secondo me si poteva saltare questa mediazione. Non so se sono stato chiaro. Insomma. Cioè, sì, grazie. Bombi, mi ricordo, ha scritto un libro sull'origine del metodo sperimentale Roberto Grossatesta. In questo ci sono anche fenomeni sciovinisti, insomma, cioè, per un inglese vedere che Roberto Grossatesta fonda il metodo sperimentale è un modo per rivendicare, diciamo, l'Inghilterra già nel Medioevo grandi meriti scientifici che poi avrebbe acquisito in realtà solo nei secoli successivi. Ma a me sembra del tutto evidente che non ci fosse nessun metodo sperimentale in Roberto Grossatesta. Diciamo, Roberto Grossatesta fa delle affermazioni completamente assurde sull'ottica, per esempio. No? Sostiene che, come legge della rifrazione, sostiene che un raggio che si rifrange dopo, diciamo, il punto di intersezione con la superficie di separazione dei due mezzi, prosegue seguendo la bisettrice tra la normale e la linea incidente. Quindi pensa che la direzione secondo cui il raggio è rifratto non dipende da qual è la sostanza rifrangente, insomma. Quindi non si rende conto che se i mezzi sono quasi uguali la deviazione è minima e tende a zero. Quindi un'idea del genere non gli può venire da esperimenti o da osservazioni. Gli deriva solo da aver letto qualche testo senza capirlo, insomma, magari interpretando male una figura. Ecco, una persona che ragiona in questo modo è lontanissima dal metodo sperimentale, secondo me. Grazie. Prego. Allora, propongo io una domanda che proviene da chi ci sta seguendo su YouTube, Cristina Arienti, la quale chiede, dice, c'è stato uno sviluppo scientifico per le potenze navali, l'Inghilterra, l'Olanda, la Francia, perché non in Spagna e Portogallo? Che anche Spagna, questa è una buona domanda, insomma. Io credo che una risposta almeno parziale è data dal fatto che Spagna e Portogallo avevano colonie americane che fornivano una tale ricchezza che non avevano bisogno di darsi da fare per migliorare la produzione, a differenza degli olandesi, degli inglesi e dei francesi. Io credo che l'oro americano abbia, causato molti danni, diciamo, alla scienza iberica. Però mi rendo conto che può non essere una risposta soddisfacente in modo totale, insomma, bisognerebbe forse studiare meglio la cosa. Però quello che mi viene da dire, diciamo, è soprattutto questo. Bene, allora direi, stiamo andando seguendo un po' l'ordine, ci sono ancora 3-4 domande. Passerei a Marco Platania. Se vuole intervenire lui direttamente. Sì, grazie, ma molto rapidamente io chiedevo solo se è possibile, se la domanda non è troppo ampia o mal posta, una riflessione, insomma, se oggi, al giorno d'oggi, la ricerca scientifica pubblica, se i finanziamenti pubblici alla ricerca scientifica possono anche seguire, come dire, degli interessi più interni alla ricerca scientifica stessa e quindi non avere solo fini pratici, perché non so come oggi la questione. Naturalmente sono più che consapevole che la ricerca, i finanziamenti pubblici alla ricerca seguono interessi pubblici tipo la salute, le biotecnologie, così dicendo. Mi chiedo se è possibile, cioè se i finanziamenti pubblici possono anche, come dire, incoraggiare una ricerca che non ha delle ricadute pratiche immediate evidenti. Questa è proprio una domanda che nasceva da alcune
commenti, discussioni avuti con colleghi che chiedevano ma cosa servirebbe cercare acqua su Marte o cose del genere. Non so se la domanda è chiara e se è soprattutto pertinente col tema di oggi, che è un po' diversa. Dunque, no, a me sembra una domanda molto interessante, solo che mi farebbe piacere avere più tempo per dare una risposta completa, diciamo, perché la questione è complessa. E c'è la risposta più ovvia che darebbero tutti, che è molto importante la ricerca disinteressata. E questo, secondo me, ha una parte importante di verità e anche una parte di falsità. Cioè, certamente è importante la ricerca di base, senza ricerca di base non si può fare ricerca applicata, e la ricerca di base deve essere finanziata dal pubblico senza l'ossessione del ricavato economico, su questo non c'è dubbio, insomma, ed è una cosa importante. Però allo stesso tempo c'è un altro fenomeno importante, cioè che una ricerca che non interagisce per nulla, neppure indirettamente, con problemi concreti, secondo me è destinata prima o poi a isterilirsi. Non so se riesco a spiegarmi, insomma. Io credo che in qualche caso è vero che una ricerca di base ha portato risultati importanti che poi sono stati anche applicati successivamente. Però in Italia c'è la tendenza, perlomeno negli ultimi tempi, intendo gli ultimi 50-60 anni, non ieri, a sottolineare questo aspetto, sottovalutando l'aspetto inverso, cioè che spesso una ricerca applicata ha portato a grossi risultati anche a livello culturale. Non so se mi spiego, posso fare qualche esempio, insomma. Quando nel 1900, per esempio, si scopre quello che è stato chiamato lavaggio geologico, se si capisce che non è formato 6.000 anni fa e non si può capire quando si è formato, contando le patriarchi della Bibbia, diciamo, come si credeva ancora all'inizio del 700, ma che l'età terra si comincia a misurare in milioni di anni, che è poco rispetto a quello che sappiamo oggi, però comunque fa capire che si tratta di tempi, come dire, incommensurabili con i tempi della storia umana, e questo lascia spazio, per esempio, alle teorie dell'evoluzione biologica e così via. E anche, diciamo, con l'abilità di interpretazione del mondo, cioè dei testi sacri. Quindi questo è un aspetto, io direi, molto importante dal punto di vista concettuale, culturale e generale. E beh, questa cosa è stata realizzata dai tecnici minerari, essenzialmente. C'è un risultato della geologia che è stata sviluppata per trovare i metodi più convenienti per identificare le risorse minerarie contenute all'interno di un certo territorio. Quindi esiste anche questo secondo aspetto. E mentre capita che ricerche non interagiscono in nessun modo con problemi pratici, possono avvolgersi su se stessi, diciamo. E se l'unico fine della ricerca è quello di produrre articoli che possono servire a far salire gli indici bibliometrici di chi li scrive, saranno scritti soltanto da chi dovrà citare per alzare a sua volta i propri, e senza che ci sia nessun rapporto con il mondo reale, il mondo concreto, beh, questa ricerca può fare una brutta fine. Dei problemi della ricerca attuale sia proprio l'avere sganciato questi due aspetti. Cioè, nell'epoca in cui la scienza europea, la scienza in generale, ha vissuto i suoi momenti migliori, il piano, diciamo, della ricerca applicata e della ricerca pura erano due piani distinti in una certa misura, ma interagenti in tutti e due i sensi. Cioè, nel senso che i risultati della ricerca di base venivano applicati, ma anche problemi applicativi stimolavano nuovi risultati teorici. E oggi c'è il rischio che le due cose vengano separate, cioè da una parte ci sia ricerca applicata, tra l'altro secretata, fatta per conto di multinazionali e coperta da segreto in laboratori privati. E questa è una ricerca, diciamo, con scarso respiro teorico,
è fatta per produrre prodotti immediatamente commerciabili per avere subito risultati economici. E questa è una ricerca che piace molto poco, credo sia a me sia a chi ha fatto questa domanda. Dall'altra però c'è il rischio che ci sia una ricerca, come dire, completamente sganciata da aspetti concreti e quindi anche dai fatti sperimentali, come si vedono certe ricerche dei fisici di oggi, che corre il rischio di avvolgersi su se stessa, proprio perché non ha più rapporto con le applicazioni. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Cioè, a me aveva colpito, questo l'ho scritto, non mi ricordo dove, c'è una pagina del CERN, e siccome il CERN deve fare solo, non può fare ricerca applicata, e non la può fare perché gli Stati Uniti, quando dettero il permesso, diciamo, a fondare questo centro di ricerca, chiarirono che la ricerca applicata era riservata a loro, quindi a Ginevra non si poteva occupare di ricerca applicata. Beh, per dire l'importanza della ricerca di base, avevano scritto, proprio sul sito del CERN, forse c'è scritto ancora, avevano scritto questo esempio, dice, per trovare la luce elettrica è nata dalla semplice curiosità, mentre gli studi applicati sulle fiamme non avrebbero portato mai la lampadina. D'accordo. E questo, se volete, è un bel esempio del fatto che questo è certamente la pila di volta nasce dalle esperienze di Galvani, che non hanno una motivazione economica, insomma, e sono veramente dovute alla curiosità di capire, tra l'altro, il funzionamento della fisiologia. E quindi è certamente vero questo, però è vero anche l'effetto inverso, cioè che non bisogna disprezzare gli studi sulle fiamme, perché gli studi sulle fiamme fatti da Bunsen e Kirchhoff per scopi molto pratici, cioè per avere metodi di analisi chimica efficiente, cosa che serviva, diciamo, in Germania all'epoca della seconda rivoluzione industriale, beh, questi studi hanno portato alla spettroscopia, e la spettroscopia ha portato all'astrofisica e alla meccanica quantistica, che sono sviluppi scientifici importanti, e non ci sarebbero stati se non ci fosse stato l'interesse ai metodi spettroscopici come metodi di analisi chimica che serviva all'industria chimica tedesca. Non so se sono riuscito a spiegarmi, quindi la questione è complessa, secondo me c'è due aspetti apparentemente contraddittori che vanno tenuti contemporaneamente presenti, insomma. Certo, sullo stesso argomento c'è Carla Visione che pone un quesito che sostanzialmente è analogo al precedente. Io penso che il professore abbia già risposto. Io comunque la leggo. Se vuole aggiungere qualcosa, volevo chiedere al professor Russo se si può affermare che la mancanza di esigenze pratiche da risolvere in Italia in un certo senso ci è tornata utile, perché di conseguenza i nostri studi sono stati sempre più rigorosi e la cosa poi si è conservata nel tempo. Ma io non lo credo. Cioè, l'aspetto del rigore che sottolineavo nel caso di Mengoni è un aspetto importante e positivo, però io credo che una delle cause degli attuali problemi italiani, anche dal punto di vista economico, sia proprio lo scarso uso delle competenze scientifiche nell'economia nazionale, insomma. E questo non ha portato un bene, insomma. Ha portato tra l'altro alla diffusione di quello che dicevo prima, cioè dell'idea che bisogna fare solo ricerca pura senza sporcarsi. Però mi scusi professore, sono Carla Visone. Io pensavo poi al tipo di formazione che hanno i nostri giovani laureati, i nostri giovani laureati. Per esempio, un giovane ingegnere italiano in Inghilterra è molto ricercato, in quanto ha una preparazione, per esempio un ingegnere meccanico, una preparazione meccanica nazionale, che in Inghilterra non hanno proprio, cioè fanno tutto in maniera molto più approssimata. Turbato, non sento tutte le parole. Ho capito il senso. Ok, se vuole ripeto, se no io pensavo in particolare al tipo di formazione che ha un giovane, per esempio, un amico di mio figlio che è andato in Inghilterra a fare la doppia laurea e ha scoperto che
a fare la doppia laurea, il double degree in ingegneria meccanica, e ha scoperto che li studiava senza dimostrazioni, senza proprio gli davano, gli fornivano direttamente le formule, cose che lui a Bari, a Politecnico, aveva dimostrato già alla magistrale, già alla triennale, insomma. Quindi lui si è ritrovato con una formazione teorica e i suoi colleghi inglesi gli sembrava, cioè, appariva come un extraterrestre. Ecco, questo. Ma dove era andato? Non ho sentito bene. A Carfield, in Inghilterra, da Politecnico di Bari. E lì si è ritrovato che in pratica cose che lui, formule che lui aveva dimostrato, lì invece vengono date, vengono usate, applicate praticamente, insomma, questo pensavo. Ecco. Sì, sì, no, questo purtroppo, come dire, è una tendenza attuale. Insomma, e l'Italia si trova un po' meglio perché è più arretrata, diciamo. Allora, quando la strada è in discesa, diciamo, chi sta indietro sta più in alto. No. È vero, è vero. È proprio così. Però io temo che sia solo un ritardo, perché la direzione è la stessa. Cioè, si stanno eliminando le dimostrazioni, per esempio, in tutti, esatto, i corsi di laurea diversi da quelli in matematica e fisica, esatto, e in buona parte anche dai corsi di laurea in fisica. Quindi il metodo dimostrativo è in crisi in tutto il mondo, diciamo, in Italia, con un certo ritardo, per esempio, soprattutto nella scuola secondaria, insomma, ci sono molti licei ancora, in cui ancora si dimostra con il teorema di geometria, cosa che non si fa in paesi come l'Inghilterra o l'America. Però la direzione è quella. Non è che c'è una volontà di andare in direzione opposta, diciamo, c'è semplicemente un ritardo. Okay. E qui la speranza che ci possa essere. Se ci può essere un'inversione di rotta, allora ci troveremo da ultimi, diventeremo i primi, insomma. Grazie. È un auspicio che dovremmo farci. Allora, io qualche domanda che proviene da YouTube. Per la verità, io la riferisco così come la leggo, mi sembra un po' specifica, però vediamo... Russo cosa ne pensa. E il collega Francesco Ponzo dice: si può dire che Galileo, in certe sue insistenze contro la Chiesa, abbia fatto il passo più lungo della gamba? Abbia fatto un passo più lungo della gamba, questo l'ho capito. Abbia sostenuto tesi troppo portate e non ben argomentate per l'epoca. Ma come dire, questo richiederebbe una risposta forse un po' lunga, cioè tecnicamente credo che questo sia vero, cioè Galileo credeva di aver dimostrato la realtà dell'elocentrismo con la sua teoria delle maree, ma la sua teoria delle maree era completamente sbagliata, insomma, questo è vero. E c'è una lettera, diciamo, del cardinale Bellarmino, il cardinale Bellarmino dice, e questo in genere non viene... citata, viene citata la prima parte della lettera, in cui dice che bisogna stare attenti a non irritare teologi e filosofi scolastici dicendo cose contrarie alle sacre scritture, e però dopo continua dicendo che se ci fosse una dimostrazione che dell'eleocentrismo apparentemente contrario alle sacre scritture, beh, allora io, siccome non si può rifiutare una dimostrazione, dovrei dire che noi non capiamo le sacre scritture e dovrei accettare la dimostrazione. Ma questa dimostrazione mi sembra che Galileo non ce l'abbia. Ecco, e questa posizione, come dire, può sembrare molto antipatica alla luce di quello che sarebbe successo successivamente, perché la tesi di Galileo era giusta, però il modo in cui l'argomentava era sbagliato. Da questo punto di vista aveva ragione Bellarmino. Quindi è vero, diciamo, che lui, come dire, sì, quello che ho già detto, insomma, in particolare la teoria delle maree era completamente sbagliata, e Galileo credeva che fosse la prova fisica dell'eliocentrismo, ed è stata anche alla base, tra l'altro, della condanna nel processo. Questo non significa che abbiamo fatto bene a condannarlo, per carità, nemmeno a processarlo, naturalmente. Sì, visto, sempre il collega Ponzo pone un quesito che forse va proprio in questo senso qua, più che un quesito è un'affermazione. Si può dire che Galileo, nell'ambito del processo, è stato più un fine teologo che un fine scienziato? (Ride)
non lo so, sospendo il giudizio su questa affermazione, però forse è vero, nel senso che appunto la prova che c'era nel dialogo dei massimi sistemi era sbagliata, quindi però argomenta molto bene come dire, l'esigenza come dire, di una scienza che non sia soggetta, diciamo, alla necessità di essere sottoposta alla teologia, cioè l'importante di esaminare direttamente la natura senza interferenza dei libri sacri. Questo lo dice molto bene, e lo dice in una forma che in linea di principio era accettabile anche da parte della Chiesa Cattolica. Da questo punto di vista era un bravo teologo, sono d'accordo. Adesso una domanda, vediamo se la collega la vuole direttamente sottoporre lei, però Rosa Mottola può intervenire se vuole, altrimenti leggo io la domanda che ci ha fatto pervenire in chat. Rosa, prego. No, forse non credo che si sia scollegata, ma forse in questo momento non ci sente. Vabbè, io intanto pongo la domanda. Allora, prego, arriva una voce un po' da lontano? Sì. No, il volume è troppo basso. Quindi allora o si riesce ad aumentare, non lo oppure so, leggo io la domanda. Sì, allora la leggo io, tanto così potrà comunque ascoltare la risposta. Allora, la domanda di Rosa Mottola è questa. In Italia è sempre mancata una unità interna, sia ideologica che metodologica, a causa delle continue lotte per la supremazia di pochi, nonostante la presenza delle repubbliche marinare o il mecenatismo. Gli italiani sono stati considerati più degli ottimi artigiani che scienziati, per una mancanza di metodo nella ricerca oppure per carenze strutturali? Qui sono due le domande, quindi... Ma non sono d'accordo sui presupposti, cioè non credo che gli italiani siano considerati più artigiani che scienziati. Io credo che nel 500 e nel 600, come dicevo prima, l'Italia era al centro della ricerca scientifica. Copernico viene a studiare in Italia per poter fare lo scienziato, Vesalio vuole essere professore a Padova, cioè è un problema che si pone in certe epoche, non in altre, insomma. Nel Settecento, diciamo, la scienza italiana ha cominciato a essere valutata poco, in parte parte del terreno perduto era stato recuperato, tra l'altro, dopo l'Unità d'Italia, insomma. E adesso non c'è il tempo, però ci vorrebbe un'altra conversazione sul Risorgimento. Insomma, il Risorgimento hanno partecipato molto gli scienziati italiani e hanno avuto dei risultati. Insomma, io ricordo solo che la scuola di geometria algebrica italiana, che era stata fondata da Cremona, che era uno che aveva partecipato ai modi risorgimentali, non all'epoca di Cremona, ma all'epoca dei suoi allievi, diventò la prima scuola del mondo, insomma, e nessuno pensava che i matematici italiani fossero degli artigiani, insomma, era riconosciuto. Ma anche la scuola di fisica di Via Panisperna non credo che sia stata sottovalutata, insomma, quindi c'è stato ancora e addirittura dopo il crollo, diciamo, dovuto al fascismo alla Seconda Guerra Mondiale, c'è stata una ripresa significativa negli anni 50 e 60, anche dal punto di vista della fisica, per esempio, grazie a persone come Amaldi, ma anche Pancini, Piccione e Conversi, altri. Quindi un giudizio, diciamo, negativo sulla ricerca scientifica italiana in tutte le epoche mi sembra del tutto infondato, va distinto, diciamo, il periodo per cui questo è vero. Io credo che ci sia stato un ulteriore crollo a partire dagli anni 70 del secolo scorso. Il che non significa che non ci siano scienziati bravi oggi in Italia, però in qualche senso, come dicevo prima, non sono stati usati nell'ambito nazionale, cioè non sono considerati importanti per il sistema paese, diciamo, né per l'economia, né per la gestione della scuola, né
Una volta c'erano scienziati che facevano i ministri della pubblica istruzione, adesso abbiamo visto ministri della pubblica istruzione senza un diploma, che non avrebbero potuto nemmeno iscriversi all'università come studenti. Questo fa capire qual è il rapporto tra la politica e la scienza, insomma, che è molto triste. Appunto, questa è una situazione però recente, no? Alla fine dell'Ottocento i migliori scienziati erano nominati tutti senatori a vita. Si vede cos'è il Senato oggi, viene quasi da rimpiangere il Senato di Savoia. Questa è una provocazione. Allora, ci sono ancora alcuni quesiti che provengono da YouTube. Questo è piuttosto specifico perché parte da questa affermazione che ci potrebbe essere stato un impulso fondamentale alla nascita della scienza moderna a causa della concezione lineare del tempo dovuta alla cultura ebraico-cristiana. Partiamo innanzitutto da qui. Io non so ovviamente se sia vero e se si possa rispondere in termini precisi. Il collega poi aggiunge che la scienza moderna nasce perché le persone erano proiettate nel futuro, e quindi riconducendosi a questa concezione lineare del tempo, nella possibilità concreta di cambiare il mondo per migliorarlo. Infine, un po' in chiusura, la scienza moderna è figlia del cristianesimo e della fede, in qualche senso? Oppure no? Forse no. Io risponderei semplicemente no. Cioè, so di questa tesi, naturalmente, insomma, l'hanno detti diversi, ma questo tentativo di pensare che la scienza moderna nasca dal pensiero religioso, diciamo, come dire, a me sembra senza fondamento, insomma. Tra l'altro non è vero che la concezione lineare del tempo è moderna e non c'era nell'antichità. Questa è una balla che leggo spesso, diciamo. Cioè, è vero, si dice in genere che i greci avevano una concezione ciclica del tempo, circolare, e non è vero, questo è vero, diciamo, in alcuni pensatori greci, ma non in tutti, insomma. Non so bene che significa una concezione, per esempio, nel trattato sulle spirali di Archimede, gli intervalli di tempo sono rappresentati come segmenti, cioè lui usa l'asse dei tempi, la retta dei tempi, più lineare di così, non lo so, non c'è nulla. E addirittura in Aristotele ci sono considerazioni sul tempo che preludono in qualche senso al secondo principio della termodinamica, cioè i due versi del tempo non sono equivalenti, dice Aristotele, nel tempo le cose si disgregano e non si formano spontaneamente, quindi col tempo si distrugge la conoscenza e non si acquista, il che è tutto il contrario di una concezione ciclica, naturalmente, e questo è nella fisica di Aristotele. Quindi l'idea che la concezione lineare del tempo provenga, diciamo, dalla Bibbia a me sembra semplicemente falsa, ecco. Bene, stavolta la risposta è stata molto, molto netta e quindi direi che possiamo andare. Ci sono altri interventi, per quanto riguarda interventi presentati già nella chat, non ce ne sono al momento. Se c'è qualche collega che vuole intervenire direttamente può farlo. Potete quindi intervenire direttamente o comunque anticipare la vostra risposta, la vostra domanda nella chat. Io vorrei chiedere a Lucio Russo, per quanto riguarda le varie opere, film, opere teatrali, penso a pensare Brecht, eccetera, su Galileo Galilei, da un punto di vista, diciamo, di validità scientifiche, di significati che possono essere anche utilizzati nell'ambito della didattica, non so, c'è qualcosa che puoi segnalarti? Perché noi abbiamo messo sulla nostra Classroom degli stimoli di questo tipo, abbiamo messo a disposizione dei link relativi appunto al film della Cavani,
Bertolt Brecht col suo Galileo, eccetera. Ecco, a te viene in mente qualche altra cosa, o comunque da un punto di vista didattico ci puoi segnalare qualche cosa di più significativo? Ma io sono legato veramente all'opera di Brecht. Cioè, secondo me, anche se filologicamente, come dire, non è perfetta da vari punti di vista, però mi sembra ancora utile anche dal punto di vista didattico. Insomma, se dovessi scegliere tra le varie cose scritte su Galileo, sceglierei proprio il Galileo di Bertolt Brecht. Bene, allora, se non ci sono altre domande, io ringraziamo tutti. Grazie a te e anche tutti gli altri. Sì, no, c'è stata una grande iniziativa, diciamo, di partecipazione, e quindi niente, ti ringraziamo nuovamente e alla prossima ci organizzeremo per qualche altro intervento. D'accordo, grazie. Ciao, buonasera a tutti. Ciao a tutti. Grazie, buonasera. Buonasera. Grazie. Buonasera. Salve di nuovo. Buonasera a tutti.